Ci siamo, stiamo per partire con il primo game. E inizia il primo game di questa Best of 5 che vede affrontarsi il team Impulse Esports Europa, che vedrà affrontarsi appunto appunto il team Impulse Europa contro il team International Division. Passiamo subito alla presentazione dei giocatori. Spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore turchese per il team International Division, per l'appunto Taylor Swift. Giocatore Terran, di cui non ho moltissime informazioni a parte di dirvi che è di origine tedesca e di soli 19 anni, ranking master per lui, undicesimo nella sua divisione con 1124 punti, 191 vittorie, 174 sconfitte, win rate quindi di 52,3%. Giocatore che vedremo se sarà all'altezza del suo avversario, l'italianissimo giocatore del team Impulse Esports Europa, che espone nell'angolo in basso a destra con il colore verde. L'italiano Elt. Per Elt invece ho qualche informazione in più, tanto per iniziare, anche lui ranking master, tredicesimo nella sua divisione con 1024 punti in ladder, 41 vittorie, 41 sconfitte, il 50% di win rate per l'appunto. Ex Old School Clan che si è dedicato per un certo periodo, prima di entrare nel team Impulse, a allenamenti per migliorare la sua performance, e quindi ha appunto deciso di dedicarsi a un team semiprofessionistico. Non che gli Old School Clan ovviamente non lo siano, ma comunque ha deciso di approdare nel team Impulse. Ha vinto la Persona Gamer Cup numero 7, quindi classificandosi per la competizione finale, battendo tra l'altro in finale Orion per 2-1, se non ricordo, il Protoss Orions per 2-1, se non ricordo male. Intanto possiamo vedere l'opening di Elt. Ha deciso di aprire con un 13 raffineria, quindi probabilmente Fast Fabbrica o Reaper. Per il momento ha messo in costruzione due marine, quindi molto probabilmente andrà di Fast Fabbrica. È arrivata invece la raffineria per Taylor Swift, che si è completamente wallato sulla rampa d'accesso alla sua base. La raffineria è arrivata un po' più tardi, se non sbaglio, verso il 15 di supply, e arriva infatti subito la fabbrica per Elt. Come vi dicevo, giocatori entrambi interessanti, visto che sono master comunque più o meno alla pari per quanto riguarda la posizione in ladder. Credo che stia andando di Warax Fast Expand il giocatore Taylor Swift, perché ha lasciato comunque l'SCV in hold. Infatti va subito a piazzare il suo centro di comando. Dall'altra parte invece ha quasi completato la fabbrica Elt, che probabilmente secondo me andrà di 1-1-1 per cercare di lasciare il suo avversario, ma vediamo già la seconda raffineria già piazzata e già operativa, quindi potrebbe voler dire Banshee in arrivo per il giocatore del team Impulse. Vedremo come reagirà Taylor Swift, che ha iniziato a costruire la fabbrica anche lui, e ha anche aggiunto il reattore sulla Rax, quindi probabilmente uno switch per produrre forse mine, ma molto più probabilmente Helion per andare ad arrassare la base avversaria. Stessa scelta di Elt, piazzare dei Marine sulla rampa per la Natural, quindi insomma proteggersi da un eventuale scout di SCV e non far vedere se sta expando o meno. Infatti arriva subito dopo la fabbrica allo spazioporto. Non c'è ancora alcun modulo tecnologico su né Rax né fabbrica, quindi non andrà subito di Banshee, piazza subito una mina per difendersi, manda un SCV Taylor Swift per controllare eventuali drop o magari l'attesa di unità volanti o magari anche delle proxy Rax in posti un po' birichini. Vediamo Rally Point un po' anche lontani sulla seconda e sulla terza espansione. Per il momento non deve tenere molto Taylor Swift, perché sta tutto nella sua base. Elt si sta preparando probabilmente per un push, ha piazzato anche una mina. Evidentemente teme anche lui un attacco da parte del suo avversario, visto comunque che ha un buon comitato d'accoglienza, come si dice in questi casi. Arriva navetta medica, vedremo cosa vorrà fare. Decide per il drop con 4 Marine, una mina e una Helion. Arriva una scan da parte di Taylor Swift nella base avversaria, nota subito lo spazioporto con il modulo tecnologico, ma credo che non si aspetterà un drop del suo avversario, cioè di Elt. Attenzione, sta andando a pushare con
5 con 6 marine e 2 Helion. Non si incroceranno questi due team, questi due gruppi, perché ha fatto il giro più largo Elt, quindi non passando per il centro della mappa. Vediamo come andrà il drop prima di andare a seguire l'ingaggio di Taylor Swift. Va subito a droppare sulla linea mineraria, piazza la mina. Subito dopo i marine scendono per cercare di fare più danni possibili. La mina non ha agganciato nessuna unità, forse aggancerà infatti un SCV al Vespene, è costretto subito a ripiegare Taylor Swift perché non ha niente in base per difendersi. Arrivano in questo momento due Helion che però possono essere counterate sia dalla mina che dall'altra Helion presente sul campo per Elt. Vediamo come va l'ingaggio. 4 Helion in avanti per Taylor Swift. Buona la micro da parte di Elt, che riesce a dividere tutti i marine, quindi non subisce il danno dell'Helion. Riesce a portarsi a casa già due delle 4 Helion, continuano ad essere curati. I marine di Elt riesce a portarsi a casa un'ennesima Helion, ma non riesce a distruggere purtroppo l'ultima Helion. Arrivano altri 6 marine, quelli che erano stati lanciati per fare dei danni verso la base Natural del giocatore del team Impulse, sono dovuti rientrare velocissimamente. Ora stanno riandando a prendere posizione. SCV transfer per rendere nuovamente operativa questa seconda base. Arrivano anche le torrette per evitare ancora drop di mine, ma c'è già un altro contingente della morte, come si chiama in questi casi, con un Raven pronti a fare la loro comparsa. Ha scelto prima il Raven rispetto alla Banshee, quindi una scelta abbastanza interessante e non usuale, perché i Terran di solito non optano per questa unità, nonostante sia molto molto efficace con il drone di difesa puntuale. Ma intanto vediamo come andrà l'ingaggio. Arrivano i primi due tank sotto la rampa, ne piazza subito uno, l'altro non è piazzato, va in avanti per cercare di fare più danni, va a piazzare silenziosamente sulla rampa i marine in avanti, ma subiscono comunque molto danno dalle Helion. Riesce a distruggere con un attacco di un missile guidato la Viking, ripulisce praticamente tutto l'esercito avversario, rimane soltanto un SCV. Stanno continuando ad arrivare marine in continuazione per Elt, che continuerà a tenere vivo questo push per cercare di fare più danni possibili nella base avversaria. Ormai ha i tank già piazzati vicino la Natural del giocatore Taylor Swift, che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Arriva il secondo carro per Elt, potrà decidere di piazzare un secondo momento. Per il momento cerca di difendersi il più possibile, perché è già sotto assedio uno dei primi su due carri. Arriva un Marine, ma c'è già una prima Banshee che era stata messa in produzione precedentemente da Elt, che fa la comparsa in campo ed è costretto a sollevare la sua base ed riposizionarla nella sua main. Il giocatore Taylor Swift in questo momento assediato. Arriva il GG da parte di Taylor Swift, primo game per il team Impulse eSport.